sarà verificato, ma ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle è orgoglioso di aver restituito agli italiani 23 milioni di euro di stipendi ed è ridicolo che si parli di caso quando il vero caso è che c'è un'unica forza politica in Italia che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e li investe in forme di lavoro per chi non ha lavoro. Grazie. Leo, veniamo, Leo! Leo, vieni qua, Leo! Come stai? Luigi, forza Napoli! Basta così con le dichiarazioni, dai, glielo dico, ragazzi. Ragazzi, basta dichiarazioni! Sì, sì, no, lo seguiamo. Dell'Anza, scusa se ti sto salutando. Attendo quello che sono sicuramente è importante. Buongiorno signora, come andiamo? Va bene. Ci sei? Ma come? Non può andare, se lo fa fra un po' la ripresa. Tanto mo si scusa. Siamo troppo attaccati. Si è aperto la strada ad altre categorie sociali che mai avevano messo piede in un'aula scolastica se non da studenti. Quindi noi lottiamo, diciamo, per riavere la nostra dignità professionale. L'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo dice che ogni uomo ha il diritto di lavorare, però il lavoro deve essere una scelta libera. È liberamente accettato. Invece il comma 102 ce l'ha impedito perché ha detto o accetti entro 10 giorni o sei cancellato da tutte le graduatorie. Essere cancellati da tutte le graduatorie significa cancellare, azzerare la nostra professionalità, tutto quello che siamo stati, tutta la nostra esperienza, tutta la nostra esperienza. E non è giusto. È vero, i docenti sono quasi tutti meridionali perché al sud si investe sulla cultura, però è anche vero... Una cosa, anche un altro tema, prima di tutto la sì. Buona scuola per noi va abolita, però non dobbiamo pensare di fare un'altra riforma della scuola, dobbiamo cominciare non a riformare la scuola, a finanziare la scuola, perché mancano i soldi, per esempio per il tempo prolungato, sì. Perché se si facesse il tempo prolungato noi avremmo tanti più posti, soprattutto per i docenti del sud. Qui il vero grande tema è che si fanno le riforme e si tolgono soldi, con la scusa delle riforme si tolgono ancora più soldi e si mandano gli insegnanti a nord. Quindi noi su questo siamo d'accordo e come vedi hai la mozione anche di Montevecchi, Paglini, sì. Sono tutti i nostri parlamentari. Okay? Però volevamo insomma hai che lei spendesse una parola, e io te l'ho detto, non solo per i colleghi precari, ci mancherebbe, tutti hanno il diritto a vedere coronato il loro sogno, cioè il ruolo. Però anche noi abbiamo il diritto di rientrare. Grazie, grazie. Ciao, grazie, grazie a lei. Ciao, andiamo in su, in su. Sì, fatemi salutare un attimo le persone qua. Dai, dai, dai. Aspettate. Buongiorno a tutti.
andiamo su sopra. Andiamo. Salvatore, mettiti vicino. Ci siamo. Vai Gianluca, vai. È un onore così. Salvatore mi ha parlato di questo. Lui spingete. Non spingete. Buongiorno. Dove sono? Non c'è piangere, non c'è piangere. Marco, vai al lato, allargato. Perché non rispondi? Però era importante. Perché non rispondi? Quanto ti costerà la Ma non dà fastidio! Sempre dà fastidio! Toni! Io purtroppo ho una tabella di marcia che è questa qui. Sì, ma io non ti ha fatto male. Ha chiamato un mio zio l'altro giorno. Che vuole dire? Da queste parti sta. No, quello è un mio grande tifoso. Infatti, no, questo è uno zio lontano. Mi ha chiamato da cagliata. Io mo devo votare forza per te. Certo. Fantastico. Guarda, se sei convertito pure tu, che non mi hai mai votato, vuol dire che. I tempi sono maturi. No, secondo me la Basilicata darà una bellissima risposta. Non c'è un fastidio, capitano, ma non c'è. C'è quest'aria. Andiamo di qua? Sì, di qua, di qua. Vediamo le scale mobili. Non le mani però, io le tengo così le mani.
faccia. Attenzione ai paretti, che guardate avanti. Guardate avanti. Abbiamo fatto in tempo. Qui adesso si prendono le scale. Allora, queste sono le scale mobili di potenza. Dallo stadio arrivano in realtà. Quindi facciamo tutte queste scale mobili. Il problema è che purtroppo il comune non ha i soldi per finanziarle e ora c'è un rischio di una possibile chiusura. Perciò di me ce le farà piedi. È un impianto che esiste da molto. No, è un impianto che è stato fatto dal dopo il terremoto. Ah, dopo il terremoto. Ma no, aspetta. Buongiorno. Ma che? Buongiorno presidente, lo dico anche a Iago. È fantastico. Sei un grande, sei. Io sono a capire. Qua la star è l'unica, Salvatore dicono ma qua è caiato, dimmi prima la guardia giurata, buongiorno presidente. E noi siamo della Germania, lo so, ma qua gli abbiamo lo stesso, e io sono sotto con lui. Gestire come volevano senza essere mai disturbati. Quale sarà il valore aggiunto che darà Caiano? Sicuramente professionale per quello che conosce del mondo in cui lavora e degli investimenti che ha fatto e anche di come è stato in grado di creare intorno ad una squadra un movimento di comunità. Qui non stiamo parlando solo di voti, con Salvatore e con gli altri candidati plurinominali iniziamo un percorso di contributo, di esperienza e professionale. Ma basta guardarsi dietro, ragazzi. Io sono venuto. Attenzione.